Salve a tutti ragazzi, visto che voi siete secchi e volete far crescere le braccia, vi faccio vedere degli esercizi che dovete fare e quelli che non dovete fare. Prima cosa, tutti hanno rotto il cazzo che mi fanno questo carbilanciere. Il carbilanciere per le braccia non serve un cazzo, ma vi spiego perché. Perché molti ci caricano un sacco di chili, un sacco di tonnellaggio e mi fanno questa esecuzione, che magari sali, scendi e stai dando la spinta. In questo, oppure magari salendo non distendono tutto. E questo per le braccia non serve un cazzo. Quindi vi faccio vedere degli esercizi profetici che vi servono per le vostre braccia. Allora vi faccio vedere un esercizio che vi serve per le braccia. Il car martello. Però come farlo il car martello? Inizialmente con una concentrica di 3 secondi, isometria di 2 secondi e scendiamo giù. Così il braccio ce l'avevamo sempre sotto tensione. Quindi 1, 2, 3, isometria di 3 secondi. In questo modo c'è un ottimo coinvolgimento dei bicipiti. Poi ragazzi, mo ve ne faccio vedere un altro. Se volete potete anche provare il car martello seduti, anzi il car rotazione. Mo mi sentresce il filo, ma va bene uguale. Però sempre lento e concentrato. Tenete la negativa, non fate e poi la rilasciate, quella è tensione che va persa. Invece tenetela mentre scende, la fase più importante. Così quando fate il car martello, vieni su e la tengo la negativa. Perché se vieni su così e poi scendi così, non serve un cazzo, quindi così e tengo la negativa. Ti hai capito, secchi? Allora, un'ottima super serie che potete fare, che da paura è profetica. Facciamo car martello sulla panca, sempre con la tensione continua e con l'isometria. Un 4x10 più, ma ve lo faccio vedere qui lo spider curl. Magari fai un 4x10 e qui a sfinimento, spider curl, così. Distendi tutte le braccia e tiri su. Così i bicipiti vanno a fuoco.